Capitolo 11. La vita di Cristo. La vita di Cristo fu predetta molto tempo prima della sua nascita. Ogni uomo che viene sulla terra si affida alla promessa pronunciata in cielo da Gesù Cristo di essere il nostro Salvatore. Senza di lui, l'intero piano di salvezza sarebbe fallito. Poiché la sua missione era necessaria, tutti i profeti, da Adamo a Cristo, testimoniarono della sua venuta. Vedere Atti, capitolo 10, versetto 43. Tutti i profeti, dopo Cristo, hanno testimoniato che egli venne. Tutti noi dobbiamo studiare la vita del Salvatore e seguirlo fedelmente per tutta la nostra vita. Un angelo disse ad Adamo che il nome del Salvatore sarebbe stato Gesù Cristo. Vedere Mosè, capitolo 6, versetti da 51 a 52. Enoch disse che Gesù sarebbe morto sulla croce e sarebbe risorto. Vedere Mosè, capitolo 7, versetti da 55 a 56. Anche Noè e Mosè portarono testimonianza di lui. Vedere Mosè, capitolo 1, versetto 11, capitolo 8, versetti da 23 a 24. Circa 800 anni prima della nascita del Salvatore sulla terra, Isaia profetizzò in merito alla sua vita. Quando Isaia vide il dolore e l'agonia che il Salvatore avrebbe sofferto per pagare il prezzo per i nostri peccati, esclamò: «Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui s'era caricato. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Maltrattato, umiliò se stesso e non aperse la bocca, come l'agnello menato allo scannatoio». Isaia, capitolo 53, versetti da 3 a 7. Anche Nefi ebbe una visione della futura nascita e missione del Salvatore. Egli vide una bellissima vergine e un angelo spiegò: «Ecco, la vergine che vedi è la madre del figlio di Dio secondo la carne». Primo Nefi, capitolo 11, versetto 18. Poi Nefi vide la Vergine tenere un bambino tra le sue braccia. L'angelo dichiarò: «Ecco l'agnello di Dio, sì, proprio il figlio del Padre Eterno». Primo Nefi, capitolo 11, versetto 21. Circa 124 anni prima della nascita di Gesù, re Beniamino, un altro profeta nefita, vide la vita del Salvatore. «Poiché ecco, viene il tempo, e non è molto lontano, in cui il Signore Onnipotente che regna, che fu ed è d'eternità in eternità, scenderà con potere dal cielo tra i figlioli degli uomini, e dimorerà in un tabernacolo di creta, e andrà fra gli uomini, compiendo possenti miracoli, come guarire gli infermi, risuscitare i morti, far sì che gli storpi camminino, i ciechi ottengano la vista, e i sordi sentano, e curando ogni sorta di malattie. Ed egli scaccerà i demoni, ossia gli spiriti maligni che dimorano nel cuore dei figlioli degli uomini. Ed ecco, egli soffrirà le tentazioni e i dolori del corpo, la fame, la sete e la fatica, anche più di quanto l'uomo possa sopportare a meno che ne muoia. Poiché ecco, il sangue gli uscirà da ogni poro, sì grande sarà la sua angoscia per la malvagità e le abominazioni del suo popolo». Ed egli sarà chiamato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Padre del cielo e della terra, il Creatore di tutte le cose fin dal principio, e sua madre sarà chiamata Maria. Mosia, capitolo 3, versetti da 5 a 8. Quali sono alcune delle antiche profezie su Gesù Cristo? Egli era l'unigenito del Padre. Che cosa ereditò Gesù Cristo da suo padre? Che cosa ereditò da sua madre? La storia della nascita e della vita del Salvatore si trova nel Nuovo Testamento, nei Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Da quanto hanno scritto, sappiamo che Gesù nacque da una vergine di nome Maria, che era fidanzata con Giuseppe quando le apparve un angelo del Signore. L'angelo le disse che ella sarebbe stata la madre del Figlio di Dio. Ella gli chiese come ciò sarebbe stato possibile. Vedere Luca, capitolo 1, versetto 34. Egli le disse: «Lo Spirito Santo verrà su di te,
e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Luca capitolo 1 versetto 35. Così Dio Padre divenne letteralmente padre di Gesù Cristo. Gesù è l'unica persona sulla terra nata da una madre mortale e da un padre immortale. Per questo motivo è chiamato l'unigenito figliuolo. Da suo padre ereditò poteri divini, dalla madre ereditò la mortalità e l'essere soggetto alla fame, alla sete, alla fatica, al dolore e alla morte. Nessuno avrebbe potuto togliere la vita al Salvatore se egli non avesse voluto. Aveva il potere di deporre il suo corpo e di riprenderlo di nuovo dopo la morte. Vedere Giovanni, capitolo 10, versetti da 17 a 18. Egli visse una vita perfetta. Che significato ha per noi la vita del Salvatore? Fin dalla sua giovinezza, Gesù obbedì a tutto ciò che gli fu chiesto dal nostro Padre Celeste. Sotto la guida di Maria e di Giuseppe, Gesù crebbe come tutti gli altri bambini. Egli amava e obbediva alla verità. Le scritture ci dicono che il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra lui. Luca, capitolo 2, versetto 40. Vedere anche Dottrina e Alleanze, sezione 93, versetti da 12 a 14. All'età di 12 anni, Gesù era cresciuto nella comprensione di essere stato mandato sulla terra per compiervi la volontà di suo padre. Andò a Gerusalemme con i suoi genitori. Mentre tornavano a casa, i suoi genitori si accorsero che lui non era con loro. Tornarono quindi a Gerusalemme per cercarlo. Ed avvenne che, tre giorni dopo, lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, ed essi lo ascoltavano e gli ponevano delle domande. Luca, capitolo 2, versetto 46, traduzione di Joseph Smith. E tutti quelli che l'udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. Luca, capitolo 2, versetto 47. Giuseppe e Maria furono sollevati per averlo ritrovato, ma sbigottirono, e sua madre gli disse: «Figliuolo, perché ci hai fatto così?» «Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo, stando in gran pena», ed egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovea trovarmi nella casa del Padre mio celeste?» Luca, capitolo 2, versetti da 48 a 49. Per compiere la sua missione, egli doveva fare la volontà del suo Padre celeste. «Io non fo nulla da me», dichiarò, «ma dico queste cose secondo che il Padre m'ha insegnato, perché fo del continuo le cose che gli piacciono». Giovanni, capitolo 8, versetti da 28 a 29. All'età di 30 anni, Gesù si recò da suo cugino Giovanni il Battista per essere battezzato nel fiume Giordano. Giovanni era riluttante a battezzare Gesù, perché sapeva che Gesù era migliore di lui. Gesù chiese a Giovanni di battezzarlo per adempiere ogni giustizia. Giovanni battezzò il Salvatore immergendolo completamente nell'acqua. Dopo che Gesù fu battezzato, suo padre parlò dai cieli, dicendo: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto». Lo Spirito Santo discese come dimostra il segno della colomba. Vedere Matteo, capitolo 3, versetti da 13 a 17. Subito dopo essere stato battezzato, Gesù digiunò per 40 giorni e 40 notti per essere con Dio. Poi Satana venne a tentarlo. Gesù resistette con fermezza a tutte le tentazioni di Satana e poi gli comandò di andar via. Vedere Matteo, capitolo 4, versetti da 1 a 11. Vedere anche Matteo, capitolo 4, versetto 1, versetti da 5 a 6, versetti da 8 a 9, versetto 11. Traduzione di Joseph Smith. Gesù Cristo rimase senza peccato, l'unico essere perfetto che abbia mai calpestato questa terra. Vedere Ebrei, capitolo 4, versetto 15. Primo Pietro, capitolo 2, versetti da 21 a 22. Quali storie della vita del Salvatore hanno particolare significato per te? Egli ci insegnò come amarci e servirci gli uni gli altri.
In che modo il Salvatore ci insegna ad amarci e a servirci gli uni gli altri? Dopo aver digiunato e dopo aver incontrato Satana, Gesù iniziò il suo ministero pubblico. Egli era venuto sulla terra non soltanto per morire per noi, ma anche per mostrarci come vivere. Gesù dedicò la sua vita a servire gli altri, guarì le loro malattie, ridette la vista ai ciechi, l'udito ai sordi e fece camminare gli storpi. Una volta, mentre stava guarendo gli ammalati, si fece tardi e la gente era affamata. Invece di mandarla via, egli prese 5 pani e 2 pesci e fu miracolosamente in grado di nutrire una moltitudine di 5.000 persone. Vedere Matteo, capitolo 14, versetti da 14 a 21. Gesù insegnò che quando incontriamo una persona affamata, infreddolita, nuda o sola, dobbiamo aiutarla al massimo delle nostre capacità. Quando aiutiamo gli altri, stiamo servendo il Signore. Vedere Matteo, capitolo 25, versetti da 35 a 46. Gesù amava gli altri con tutto il suo cuore. Spesso la sua anima era così ripiena di compassione da indurlo a piangere. Egli amava i bambini, gli anziani, gli umili e la gente semplice che aveva fede in lui. Amava anche i peccatori e, con grande compassione, insegnò loro a pentirsi e ad essere battezzati. Egli insegnò: «Io sono la via, la verità e la vita». Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Gesù amava anche coloro che peccavano contro di lui e non volevano pentirsi. Al termine della sua vita, mentre era sulla croce, egli pregò il Padre in favore dei soldati che lo avevano crocifisso, dicendo: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Luca, capitolo 23, versetto 34. Egli insegnò: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi». Giovanni, capitolo 15, versetto 12. In quali modi possiamo mostrare al Signore che lo amiamo? Egli organizzò l'unica vera chiesa. Perché il Salvatore organizzò la sua chiesa e ordinò apostoli? Gesù voleva che il suo Vangelo fosse insegnato a tutti i popoli della terra. Così scelse 12 apostoli perché portassero testimonianza di lui. Erano i primi dirigenti della sua chiesa. Essi ricevettero l'autorità di agire nel suo nome e di compiere le opere che lo avevano visto fare. Chi riceveva l'autorità da loro poteva a sua volta insegnare, battezzare e celebrare altre ordinanze nel suo nome. Dopo la sua morte, gli apostoli continuarono a svolgere la sua opera sino a quando la gente diventò così malvagia che li uccise. Egli ci redense dai nostri peccati e ci salvò dalla morte. Nel corso dello studio di questa sezione, concediti del tempo per meditare sugli eventi dell'espiazione. Sul finire del suo ministero terreno, Gesù si preparò a compiere l'ultimo grande sacrificio per tutti i peccati del genere umano. Egli era stato condannato a morire per aver rivelato agli uomini di essere il Figlio di Dio. La notte prima della sua crocifissione, Gesù andò in un giardino chiamato Getsemani. Ben presto si sentì gravato da un profondo dolore e, mentre pregava, piangeva. All'apostolo Orson F. Whitney fu permesso di vedere in visione la sofferenza del Salvatore. Egli vide il Salvatore piangere e disse: «Fui così commosso a quella vista che piansi anch'io per via del suo grande dolore. Il mio cuore era completamente rivolto a lui. Lo amai con tutta la mia anima e desiderai essere con lui più di qualsiasi altra cosa». The Divinity of Jesus Christ, Improvement Era, gennaio 1926, pagine da 224 a 225. Vedere anche Liahona, dicembre 2003, pagina 16. Gesù, andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Matteo, capitolo 26, versetto 39. In una rivelazione moderna, il Salvatore descrisse quanto fu grande quella sofferenza dicendo: «Fecero sì che io tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni poro,
e soffrissi sia nel corpo che nello spirito. Dottrina e alleanze, sezione 19, versetto 18. Egli soffrì secondo la carne, avendo preso su di sé i nostri dolori, le nostre malattie, le nostre infermità e i nostri peccati. Vedere Alma, capitolo 7, versetti da 10 a 13. Nessuna persona terrena può comprendere quanto fu grande quel fardello. Nessun'altra persona avrebbe potuto sopportare tale agonia di corpo e di spirito. Discese al di sotto di tutte le cose, per poter essere in tutte le cose e attraverso tutte le cose, la luce di verità. Dottrina e alleanze, sezione 88, versetto 6. Ma le sue sofferenze non erano ancora finite. Il giorno dopo Gesù fu percosso, umiliato e gli fu sputato addosso. Fu costretto a portare la sua croce sino al Calvario, dove fu crocifisso. Fu torturato in uno dei modi più crudeli mai concepiti dall'uomo. Dopo aver sofferto sulla croce, nel tormento dell'agonia, egli gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Marco, capitolo 15, versetto 34. Nell'ora più amara per Gesù, il Padre si era ritirato da lui in modo che Gesù potesse portare a compimento il processo di sofferenza per i peccati di tutto il genere umano, per poter così vincere appieno le forze del peccato e della morte. Vedere James E. Talmage, Gesù il Cristo, pagina 491. Quando il Salvatore seppe che il suo sacrificio era stato accettato dal Padre, esclamò a gran voce: «È compiuto!» Giovanni, capitolo 19, versetto 30. «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio» Luca, capitolo 23, versetto 46. Egli chinò il capo e volontariamente rese il suo spirito. Il Salvatore era morto. Un violento terremoto scosse la terra. Alcuni amici portarono il corpo del Salvatore in una tomba dove vi restò per 3 giorni. Durante questo periodo il suo spirito andò a organizzare il lavoro missionario presso altri spiriti che avevano bisogno di ricevere il suo Vangelo. Vedere Primo Pietro, capitolo 3, versetti da 18 a 20, Dottrina e Alleanze, sezione 138. Il terzo giorno, una domenica, egli ritornò al suo corpo e lo riprese. Fu il primo a vincere la morte. Si era adempiuta la profezia che egli doveva risuscitare dai morti. Giovanni, capitolo 20, versetto 9. Poco dopo la sua risurrezione, il Salvatore apparve ai Nefiti e istituì la sua chiesa nelle Americhe. Egli istruì la gente e la benedisse. Questo commovente episodio è descritto in Terzo Nefi, capitoli da 11 a 28. Il suo sacrificio fu una dimostrazione del suo amore per suo Padre e per noi. Gesù insegnò: nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Giovanni, capitolo 15, versetti da 13 a 14. Egli affrontò volontariamente e umilmente il tormento del Getsemani e la sofferenza sulla croce, affinché noi potessimo ricevere tutte le benedizioni del piano di salvezza. Per ricevere queste benedizioni dobbiamo venire a Lui, pentirci dei nostri peccati e amarlo con tutto il nostro cuore. Egli disse: «E questo è il Vangelo che vi ho dato, che sono venuto nel mondo per fare la volontà del Padre mio, perché mio Padre mi ha mandato. E mio Padre mi ha mandato affinché fossi innalzato sulla croce, e dopo essere stato innalzato sulla croce, potessi attirare tutti gli uomini a me, per essere giudicati dalle loro opere. Poiché le opere che mi avete visto fare, voi le farete pure. Dunque, che sorta di uomini dovreste essere? In verità io vi dico, così come sono io». Terzo Nefi, capitolo 27, versetti da 13 a 15, versetto 21, versetto 27. Quali sono i tuoi sentimenti quando pensi al sacrificio del Salvatore per te? Ulteriori passi delle scritture e altre risorse.